La storia inizia quando Paperino, per cercare lavoro come venditore, tenta di dimostrarsi più furbo degli altri e scavalca la chilometrica coda con un banale trucchetto. Il capo, per punizione, lo manda a vendere organi a vapore nella parte occidentale del Canada, lungo il fiume Kick Me Quick, ossia scacciami presto in inglese. Ad accompagnarlo qui, qua e qua, che vendono prodotti di bellezza e che in questa occasione sono i veri personaggi maturi della vicenda, contrapposti al capriccioso e incauto zio. La storia si configura dunque come un confronto-scontro tra civiltà. Paperino e i nipotini cercheranno di vendere il proprio campionario ad autoctoni, a un irsuto eremita e a degli indiani primitivi e selvaggi. Barks imbastisce dunque un confronto tra il sistema del capitalismo e chi quel sistema lo ha rifiutato oppure non lo conosce affatto. L'ironia di Barks colpisce duramente quando Paperino, esasperato, scambia il suo campionario con quello dei nipoti, per scoprire poi che l'unica cosa al mondo che l'eremita desidera è proprio un organo a vapore dal valore di $22,000. Questo scambio risulta cruciale in quanto Paperino cerca poi di vendere i suoi prodotti di bellezza agli indiani, che però iniziano a bere il profumo e mangiare il sapone e vorrebbero quindi scotennarlo. A risolvere la situazione sono i nipoti, proprio grazie all'organo a vapore di cui dispongono e che hanno traghettato nonostante ogni difficoltà lungo il corso del fiume. La morale è dunque che la fortuna aiuti gli audaci e i perseveranti, visto che Paperino torna a casa con 500 ordini di organi a vapore da parte degli indiani e con il titolo di super venditore di tutti i tempi. Sotto il punto di vista grafico c'è da notare come Barks raffiguri tutti i comprimari col naso a tartufo e solo gli indiani con un effettivo naso umano. Sono meravigliose le rappresentazioni dei totem, del villaggio Pelle Rossa e i paesaggi, realizzati presumibilmente sfruttando il solito National Geographic. In chiusura ci tenevo a analizzare la vignetta in cui Paperino vuole annegarsi perché è un ottimo esempio di costruzione dell'immagine. Sulla sinistra vediamo prima i nipoti allegri, in mezzo quello che corre preoccupato e solo dopo Paperino che, rassegnato, si sta tuffando in un quadro ricco di dinamismo ed espressività.